abbiamo moltissimi esempi dove questa è la correlazione diretta tra l'individuo, le caratteristiche dell'individuo e il processo di trasformazione alimentare rappresentano oggi una vera e propria frontiera. Voglio portare un altro esempio che oggi è di grandissimo interesse: cosa accadrà nel corso dei prossimi anni quando andremo ad esplorare nuove tipologie di cibi. Si parla molto spesso di farine proteiche di origine di insetti, per esempio, e questo è un grandissimo tema che dovremo andare a valutare in futuro e pensare come vogliamo affrontarlo per evitare il più possibile di avere degli impatti nocivi sull'intera popolazione. Nel complesso, quello che stiamo osservando in questi anni è la disponibilità di nuove tecnologie che ci permettano fondamentalmente di leggere queste informazioni e di poterne quindi ricavare delle strategie di intervento che sono non più delle strategie di intervento ridotte solo ad alcune piccole sostanze, ma sono delle strategie di intervento complessive. Ma la conoscenza dei meccanismi ci permette di agire con questi alimenti avvicinandosi moltissimo a tutto quello che è il mondo della farmacologia. Non lo raggiungiamo sicuramente, stiamo parlando di sostanze completamente differenti, ma tendiamo ad utilizzare quegli standard e quella qualità che sono proprie dell'altissimo profilo, dell'altissima attenzione che c'è nel mondo farmaceutico.